Ma non è che teme che qualcuno le faccia domande sulle novità del parto del Nazareno? Mi sembrano troppo piccoli, sinceramente. Ah, ma oggi sono avanti i bambini, eh? Per poter fare domande su quello. Ma se lo dovessero chiedere non farò fatica a rispondere. È un accordo tra partiti in Parlamento, come succede in tutte le democrazie, in cui si lavora insieme, anche partendo da idee diverse, per riformare il nostro paese, per renderlo più semplice e più moderno. E siccome sono regole che valgono per tutti, sia la legge elettorale che le riforme costituzionali, perché sono le regole del nostro stare insieme come paese, si scrivono anche con chi non la pensa come noi. Mi sembra sia un buon esempio anche per i bambini. Senta, la chiarita all'interno? Scusi, possiamo parlare del giubbatto, della rendizione del giubbatto, a che punto siamo? La capigruppo ha proposto il 26 di novembre per il voto alla Camera. Ci sarà un passaggio tecnico, che è un voto in aula che confermerà questa data. Del 26 novembre dovrebbe esserci oggi il voto in aula e quindi confermare a maggioranza semplice questa proposta. Ovviamente è un'iniziativa del governo che ha chiesto di avere una data finale per il voto alla Camera, perché immaginando che ci siano delle modifiche in Parlamento dobbiamo immaginare un nuovo passaggio al Senato. È fondamentale che la delega lavoro venga approvata dal Parlamento prima della fine dell'anno e quindi abbiamo accelerato per poter mantenere l'impegno preso con i cittadini. I tempi sono stretti, c'è la fiducia quindi, si pone? Beh, ancora è prematuro, dobbiamo prima terminare il lavoro in commissione e vedere quanti emendamenti saranno presentati per l'Aula, quindi potremo deciderlo soltanto nei prossimi giorni. Sicuramente c'è la necessità di chiudere in tempi certi e di farlo ovviamente perché devono entrare in vigore le nuove norme, la riforma del mercato del lavoro, in contemporanea a tutte le misure di agevolazione fiscale, no tasse per i primi 3 anni per chi assume a tempo indeterminato, eliminazione del costo del lavoro dall'IRAP per le imprese, che entreranno in vigore il 1 gennaio con la legge di stabilità. Però non è esclusa la fiducia. Conta di più, diciamo così, il patto del Nazareno con Berlusconi oppure diciamo l'alleanza con NCD e Arcani? Noi abbiamo sempre detto ovviamente che l'accordo si trova essenzialmente con gli alleati che sostengono la maggioranza e così è stato. Abbiamo avuto un incontro con tutti i partiti di maggioranza che sostengono il governo e siamo usciti con delle posizioni condivise che ovviamente abbiamo sottoposto a Forza Italia. Su diversi punti c'è intesa anche con Forza Italia, perché partiamo da un comune obiettivo: avere una legge elettorale che funzioni, che rimetta ai cittadini la scelta del vincitore grazie al ballottaggio, ma avviene per i comuni più grandi, e soprattutto che garantisca governabilità a chi vince con un premio di maggioranza ragionevole, determinato, ma che comunque consenta di governare per 5 anni a chi vince le elezioni. Su altri profili, come sempre accade, più diciamo meno rilevanti, meno centrali, discuteremo in Parlamento e troveremo l'accordo in Parlamento. È un accordo nel PD? Facciamo l'ultimo, andiamo. L'accordo nel PD c'è, abbiamo una proposta condivisa che è quella di maggioranza, che ha sottoscritto il PD, ovviamente con il segretario del partito, con i capigruppo di Camera e Senato, con un passaggio in direzione la settimana scorsa che ha ribadito l'impegno sulla legge elettorale e la priorità della legge elettorale per il PD. Pare che ci sia diciamo, un po' di polemica tra governo e regioni sulla gestione diciamo, del maltempo, su diciamo, questi continui allagamenti, situazione molto difficile. Rossi dice no allo scaricabarile, però insomma, di fatto pare che sia nato proprio questa cosa. Beh, nessuno sta facendo uno scaricabarile da parte del governo, noi ci siamo assunti le nostre responsabilità fin dall'inizio istituendo un'unità di missione proprio per combattere il dissesto idrogeologico, mettendo delle risorse aggiuntive a disposizione per far ripartire le opere che erano ferme per prevenire, e stiamo mettendo a disposizione delle risorse ovviamente per far fronte purtroppo agli eventi drammatici di questi giorni ripetuti nelle ultime settimane. Credo però che ci voglia un'assunzione di responsabilità collettiva, perché sappiamo che in alcuni casi alcune opere che avrebbero potuto evitare alcune conseguenze drammatiche non sono state realizzate nei tempi previsti e non per colpa del governo. Anche nel decreto legge Sblocca Italia abbiamo inserito delle norme proprio per facilitare il lavoro delle regioni e per far sì che queste opere partano davvero senza ulteriori ritardi o rallentamenti. Credo che non sia il momento però delle polemiche, è il momento di lavorare tutti insieme, perché adesso la priorità è aiutare i cittadini, è evitare che ci siano ulteriori conseguenze gravi. Poi dopo ci sarà un momento per capire di chi è stata la responsabilità. Ora però lavoriamo insieme perché va tamponata l'emergenza.
Benedetto il Papa del Nazareno è addirittura un esempio, nella sua dichiarazione di qualche ora fa. Io ho detto che l'esempio è lavorare insieme. Io credo, e questo era il senso delle mie parole, che sia un buon esempio per tutti lavorare insieme anche quando si hanno idee diverse in partenza. Quindi non era un riferimento al fatto del Nazareno in sé, anche perché chiaramente per bambini così piccoli non sanno nemmeno che cosa sia sinceramente il fatto del Nazareno, per fortuna insomma, perché hanno altre preoccupazioni, altre priorità. Io credo che sia un buon esempio sapere che ci sono delle persone adulte che stanno lavorando insieme, come è loro dovere fare, in Parlamento per costruire un paese migliore per loro, per avere uno Stato più moderno, più efficiente, più semplice, che funzioni meglio, per dare anche a loro risposte, e credo che sia utile imparare appunto a lavorare insieme confrontandosi anche con idee differenti. Io sul sondaggio per il governo di Nicaragua. Ma io sinceramente non commento i sondaggi quando vanno bene né quando vanno male. E in questo caso credo comunque che avere un partito presumibilmente al 36% è comunque un buonissimo risultato. Ricordiamoci insomma quali sono stati i dati delle ultime politiche, ma i sondaggi cambiano nel tempo e ci ha dimostrato l'esperienza anche recente alle ultime europee che talvolta anche i sondaggisti sbagliano, per cui vedremo. Neanche un'eventuale fuoriuscita di una parte del PD dal partito della sinistra da un punto di vista elettorale potrebbe preoccuparmi alla luce di questo calo. Aggiungo recente che ieri c'è stata questa riunione a Firenze di una parte della sinistra, ha partecipato anche Civati, ha detto ho votato contro allo Sblocca Italia, voterò contro al Jobax e forse la mia strada è quella lì, se il PD invece non ritrova un dialogo con quella parte di sinistra invece di dialogare con la DC. Ma io credo che Civati farà le proprie valutazioni, chiaramente libero di farlo, non credo ad un'ipotesi di scissione nel PD sinceramente. Credo che sia il tempo però anche di finirla con continue polemiche interne. Noi abbiamo la responsabilità di governare questo paese. Sappiamo che il PD, visto proprio i risultati elettorali che ha avuto guidando questo governo, ha una responsabilità forte che è quella di dare risposte concrete agli italiani. Abbiamo 4 anni davanti a noi da qui al 2018 per lavorare. Io credo che i primi ad essere stanchi di continue minacce interne siano gli stessi elettori del PD, ma gli italiani tutti. Quindi vogliono che lavoriamo, punto, non che stiamo a fare discorsi autoreferenziali, esco, non esco. Lavoriamo insieme e andiamo avanti. La guerra interna finisce e si pone la fiducia per il Giovanni. Io so che siete molto appassionati a questo tema della fiducia, però è una dinamica parlamentare che succede spesso, succede in tutti i governi, ed è una valutazione che viene fatta quando si sa qual è la mole di emendamenti presentata per l'Aula, perché è un passaggio talvolta tecnico, talvolta politico, quando ci sono degli atti su cui il governo investe un particolare carico politico, però è una valutazione ancora prematura. Abbiamo tutta la settimana davanti a noi per il lavoro in commissione e poi valuteremo. Il punto vero non è fiducia o non fiducia, il punto vero è se siamo in grado di dare delle risposte al 42% di ragazzi della mia età che oggi è senza un lavoro. Allora io credo che il Jobs Act, la riforma del lavoro, insieme alle misure contenute nella legge di stabilità siano una risposta per rilanciare l'occupazione nel nostro paese. E credo che nessuno possa permettersi il lusso di perdere del tempo. Credo che queste risposte siano efficaci e allora prima riusciamo a concretizzarle, meglio è per le tante persone che oggi un lavoro non ce l'hanno.